Pietro Ubaldi, La nuova civiltà del terzo millennio, verso la nuova era dello spirito, edizioni mediterranee. Ogni forma di vita risente dell'altra, educa e ne è educata. Solo l'ignoranza dell'involuto può credere nell'utilità dell'egoismo. Ciò che lo illude è l'immediatezza dei vantaggi ottenuti, ma egli non comprende che essi sono momentanei, che si riducono ad un anticipo poi da compensare, ad un indebitamento per cui si deve pagare. Egli non comprende che essi sono ottenuti come una costrizione sugli equilibri a cui sempre si ritorna e a cui col tempo nessuna forza o astuzia umana può impedire che si debba ritornare. Per queste ragioni l'evoluto, che sa come funziona la vita, preferisce seguire una via più stabile e sicura, sostituendo al principio della forza quello del merito. Non si fa qui appello a bontà e a superiori idealità. Sarebbe chieder troppo. Si tratta semplicemente di essere intelligenti ragionatori per capire quale è veramente il proprio utile. Un po' di intelligenza e ragionevolezza basterebbe per mutare la vita individuale e sociale dalle fondamenta e tanto dolore in benessere. Come funziona dunque questa legge del merito? E come mai può darci così solido affidamento da potersi sostituire anche nella difesa e lotta per la vita alla legge della forza? Se tutto ciò è incredibile per l'involuto, diventa verità e realtà appena si esca dalla rete di reazioni da lui mosse e che lo avvolgono. L'involuto non fa che trovare assurdo e inattuabile ciò che è semplicemente fuori del suo campo di comprensione e di azione. Basta mutare la sua posizione evolutiva perché muti anche la tecnica della vita. Quando si passa per evoluzione dal piano della forza, che è la legge dell'involuto, al piano della giustizia, che è la legge dell'evoluto, automaticamente si sostituisce al sistema della violenza e dell'astuzia quello del merito. Allora non abbisognano più armi, ma qualità. Non incontriamo più estorsioni e costrizioni, ma equilibri. Allora la migliore difesa consiste in una coscienza tranquilla. Ciò che è logico nel regime armonico di una legge fatta di ordine. Il problema è tutto nell'essere abbastanza progrediti per saper vedere e capire. Tutto sta nel possedere l'intelligenza e la sensibilità necessarie per maneggiare forze così sottili. Ecco come esse sfuggono alla psiche grossolana dell'involuto. Si tratta di un principio protettivo di diversa qualità, grado e potenza del normale, il cui funzionamento non si può verificare che come forma di vita propria di un piano biologico più elevato. Allora, per l'evoluto che vi vive, il vero sistema difensivo consiste nel non meritare il colpo e non nell'accumulare ostacoli protettivi. Alla lotta selettiva si sostituisce allora la coscienza della legge, il principio di ordine e di armonia, in cui non si tratta di imparare a difendersi da forti, ma a meritare da giusti. L'involuto non sa nulla di tutto ciò, non sente questi equilibri, non vede questi giochi di forze. Egli è materiale e materialista, ha nel sangue istinti di rivolta e con il suo modo di essere e di sentire, egli si fabbrica il suo mondo inferiore.
Egli crede solo nel corpo, non concepisce vita senza di esso. Crede che con la morte di questo tutto finisca sol perché egli, oltre la morte, senza mezzi fisici sensori, non è capace di conservarsi cosciente come il più evoluto, a cui quella morte non porta interruzione di vita. In quale posizione di debolezza viene in ultima analisi a trovarsi l'uomo che applica la legge di selezione del più forte? Egli crede di essere un vincitore della vita ed è un arretrato dell'evoluzione.